Buon pomeriggio e bentrovati al TG6, ovviamente anche questa edizione è tutta dedicata all'emergenza coronavirus e purtroppo sotto questo profilo c'è una nuova impennata dei contagi nella nostra regione. Anche la notizia che vi abbiamo dato nel corso della edizione straordinaria che è andata in onda nella mattinata poco prima delle ore 11, nella quale abbiamo trasmesso la conferenza stampa tenuta dal Presidente della Regione Abruzzo Marsilio. E ad oggi il numero è salito appunto a 347 con un incremento di 84 casi rispetto a ieri, un aumento del 32%. E dell'emergenza che sta affrontando anche la nostra regione ha parlato oggi in conferenza a Pescara il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Hanno parlato tra gli altri anche l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì e il referente regionale per le emergenze sanitarie, il dottor Alberto Albani. Vediamo un ampio resoconto di questa conferenza nel servizio che è stato curato da Giuseppe Dintino. I dati e i numeri e quello che sta accadendo, nonostante siano ormai giorni che stiamo bloccando l'Italia e tenendo le persone a casa, ma i numeri dimostrano che in Italia e anche in Abruzzo la curva dei contagi cresce, cresce ancora e crescerà ancora nei prossimi giorni. Si apre così la conferenza stampa del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha subito rinnovato l'appello a rimanere a casa. E se queste misure non verranno rispettate, non solo avremo conseguenze sanitarie perché si continueranno ad alimentare altri contagi occasionali, inevitabilmente le autorità, noi compresi, saranno costrette ad assumere ulteriori misure restrittive della libertà personale, dei movimenti, dell'economia. Il governatore ha sottolineato come l'emergenza non possa essere risolta agendo per compartimenti stagni, ma che anche l'Abruzzo è in prima linea per contribuire all'intera nazione. Sono 6 i pazienti trasferiti dalla Lombardia attraverso il sistema CROSS, così come a Vasto abbiamo dovuto supplire alla temporanea chiusura dell'ospedale di Termoli. Il maggior problema però rimane quello della carenza di attrezzature e personale medico. I dispositivi di protezione individuale scarseggiano in tutto il mondo. Il mondo intero è stato colpito da questo e progressivamente si sta estendendo ad altri paesi, alcuni dei quali pure avevano sottovalutato quello che accadeva e guardavano l'Italia con un po' così di un misto di ironia e di incredulità. Quello che manca per davvero sono i ventilatori, i monitor e il personale. Naturalmente anche noi abbiamo descritto, anche ieri, la drammatica situazione che ci vede avere pochi giorni, se non poche ore, di, come dire, di respiro prima che finiscano i ventilatori e la possibilità di quindi assistere persone in terapia intensiva. Penso che ci si debba rendere conto della oggettiva difficoltà di reperire questo materiale. Ci stiamo attrezzando per reperirli anche attraverso appunto canali di mercato parallelo, privati, esponendoci anche al rischio di truffe, di profittatori, di speculatori, come accade sempre in tempo di guerra. Marsilio ha poi commentato la decisione di ieri di istituire una zona rossa in Abruzzo, in particolare nella Valfino, nonostante non fosse giunto il via libera dal governo nazionale. Le decisioni prese sono rivedibili in seguito all'evoluzione dei dati e quindi quando le ASL ci dovessero segnalare, in questo caso ad esempio per Ortona non è accaduto, e non è soltanto un problema di numeri di incidenza, il problema è che le zone rosse è opportuno, io ho ritenuto giusto farlo, costituirle quando la modalità del contagio non è sotto controllo, non è tracciabile e io spero appunto che questo possa aiutare quella zona dove c'era un focolaio di incerta origine, di difficile individuazione, di difficile tracciabilità, a fare in modo che non si alimenti ulteriormente e non vada ad aggravare la situazione delle aree metropolitane, a cominciare da quella Montesilvano-Pescara, già particolarmente colpita soprattutto nel suo ospedale. Io spero che il governo voglia fare
fare, voglia sostenere, non voglia contrastare questa nostra decisione. L'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, ha poi descritto il metodo utilizzato dall'Abruzzo basato su 4 livelli. Il primo livello è stato quello di pensare a valutare, a reperire quelli che erano i posti letto, quelli che erano i dispositivi. Il secondo livello era quello di incanalare le nostre risorse, le nostre potenzialità su tutto il territorio della regione Abruzzo, come abbiamo già detto il Presidente, togliendo quei confini che ci sono tra un'azienda sanitaria e l'altra. Il terzo livello, rimodulando tutti i posti letto, sia della chirurgia e soprattutto della pneumologia. Il quarto livello è quello di individuare i Covid. L'assessore ha poi specificato che l'indirizzo è quello di far tamponi non su larga scala, ma alla fetta di popolazione più esposta, a partire dal personale sanitario. Il mio indirizzo è prevalentemente quello di poter somministrare questi test prevalentemente alle professioni sanitarie, ai medici che sono più a contatto con gli infettivi nell'ambito delle malattie infettive e poi piano piano estenderlo a tutto il personale. Ci viene richiesto, è una linea che dobbiamo valutare anche in base al numero dei tamponi che avremo, che abbiamo a disposizione, ma grazie a questo ampliamento che c'è stato poi con la convenzione con l'Istituto Zooprofilattico possiamo fare un maggior numero di tamponi. In conclusione, il professor Alberto Albani, referente regionale per l'emergenza, ha fatto il quadro della situazione in Abruzzo finora. La situazione in Abruzzo in questo momento è in evoluzione rapida, così come è avvenuto nel resto del paese, quindi dal nord si è spostata al centro nelle Marche e adesso sta scendendo anche da noi. In questo momento abbiamo un numero di positivi ospedalizzati che assume a 347 e purtroppo la maglia nera di questa graduatoria ce l'ha Pescara, che ha oggi 170 ricoverati all'interno dell'ospedale di Pescara Covid positivi e 24 ricoverati nell'ospedale di Penne, che sta individuato all'ASL di Pescara come Covid Hospital. Di questi 20 pazienti sono intubati, cioè necessitano di un supporto respiratorio importante a Pescara, e 4 sono intubati nell'ospedale di Penne. Quindi circa il 60%, più del 60%, il 64% dei pazienti ricoverati pesa sull'ASD di Pescara. La situazione quindi è molto, molto pesante. Non ci aspettiamo per il momento un calo, ma anzi un aumento dei casi di positività. Abbiamo aumentato il numero di tamponi che possiamo effettuare giornalmente con la convenzione con l'Istituto Zooprofilattico di Teramo. E quindi questo aumento ci consentirà nei prossimi giorni, come diceva l'assessore Verì, anche di poter sottoporre a tampone tutto il personale sanitario, partendo prima da quelli più a rischio, malattie infettive, pronto soccorso e rianimatori, per poi allargare la base. Un ampio resoconto dunque di questa conferenza stampa, numeri di certo non incoraggianti, abbiamo sentito anche quei numeri che riguardano coloro che sono ospedalizzati sia nell'ospedale di Pescara, sul quale grava gran parte delle persone che hanno bisogno di assistenza presso un nosocomio, altri per quanto riguarda la provincia di Pescara sono ospedalizzati a Penne, sono 20 quei pazienti che necessitano di terapia intensiva a Pescara, 4 a Penne. Proviamo a fare un ulteriore punto della situazione attraverso un parere decisamente autorevole. Per questo andiamo a Chieti da Paolo Renzetti, perché in sua compagnia c'è il professor Jacopo Vecchiette, che dirige la clinica di malattie infettive presso l'ospedale di Chieti. Allora, buon pomeriggio Paolo. Grazie Andrea, grazie, buon pomeriggio, un saluto cordiale davvero ai nostri telespettatori. Io ringrazio, come hai fatto tu, il professor Jacopo Vecchiette, direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico Santissima Annunziata di Chieti. Ci troviamo all'esterno ovviamente della clinica di malattie infettive. Professor Vecchiette, qual è la situazione al momento? Beh, la sensazione è che i pazienti stanno aumentando, sono
sempre più i pazienti che arrivano con i classici segni della malattia da coronavirus, quindi sicuramente il trend è in aumento. Quanto bisogna essere preoccupati in questo momento con questi numeri, con questo trend in aumento? Le aziende si stanno muovendo e l'anatomia stessa degli ospedali è stata drammaticamente modificata, quindi i reparti ad esempio di medicina ormai sono pronti ad accogliere nel caso serva questi pazienti e la cosa importante è che ognuno di noi deve capire che può contribuire e quindi noi in ospedale facciamo il nostro, però chi è a casa deve capire che è importante l'isolamento, quindi è importante evitare che ci siano nuovi contagi e lo strumento migliore che ognuno di noi può adottare è quello di ridurre al massimo la circolazione. Ricordiamo, professore, che comunque la stragrande maggioranza delle persone colpite da Covid-19 sono persone con un'età un po' avanzata, è così o negli ultimi tempi l'età media si è abbassata delle persone positive? Guardi, queste informazioni un po' scaramantiche, un po' consolatorie, io le dico questo, la malattia da quella che è la nostra sensazione ha tre diverse caratterizzazioni. Esiste una percentuale, probabilmente anche io mi auguro enorme, di soggetti che ha pochi sintomi. Esiste una percentuale un po' più alta di soggetti che ha bisogno di un'ospedalizzazione e quindi deve venire in ospedale perché ha bisogno di qualche terapia, ha bisogno di un po' di ossigeno. E poi c'è invece purtroppo il gruppo di pazienti che è quello più preoccupante, che necessita di un'addirittura assistenza rianimatoria, cioè sono pazienti che vanno intubati. Nessuno di noi sa a priori se appartiene alla prima, alla seconda o alla terza categoria, quindi il consiglio è evitiamo il contagio e stiamo a casa. Poi le ripeto, noi abbiamo visto anche ragazzi giovani che hanno una sindrome respiratoria importante, quindi io non farei al momento valutazione di questo tipo perché i dati sono comunque ancora nuovi, è una malattia nuova e quindi prima di poter trarre delle conclusioni ci vorrà del tempo. Si dice che sì, Andrea. Sì, volevo chiedere anche su questo aspetto, se ne è parlato molto nella conferenza stampa, ne ha parlato il presidente Marsiglio, una delle più grandi emergenze in questo momento è anche il reperimento dei materiali. Oggi il presidente Marsiglio ha detto sono arrivate 20.000 mascherine di P2, però ad esempio per quanto riguarda i ventilatori, i monitor, c'è grande esigenza, c'è grande richiesta. Ecco, possiamo parlarne anche con il professor Vecchietti, visto che lui è proprio sul campo. Certo, allora giro la tua domanda al professor Vecchietti, chiedeva a Andrea Costantini da studio, se ne è parlato questa mattina in conferenza stampa, sia il presidente Marsiglio che anche il dottor Albani hanno parlato di questa problematicità del reperimento dei materiali, dei dispositivi di difesa e anche di ventilatori e monitor. C'è una emergenza, c'è una problematicità sotto questo punto di vista, professor Vecchietti? Guardi, è chiaro che qualsiasi struttura, anche la più organizzata, di fronte a dei numeri elevati può entrare in crisi. Se lei guarda le regioni del nord, che da sempre sono un punto di riferimento per l'organizzazione e la capacità di produrre assistenza sanitaria, sono entrate in crisi. Io mi auguro che la nostra regione possa giovarsi, perché questo provvedimento di chiusura rispetto alla circolazione è intervenuto quando l'emergenza stava, l'epidemia, diciamo la pandemia stava progredendo nella nostra regione, c'è stata diciamo una correlazione temporale che spero tutti ce ne possiamo giovare, però le ripeto l'autodeterminazione è fondamentale, quindi rimanete a casa, vi ripeto. Professore, tornando al discorso che stava facendo prima, parlava anche di persone asintomatiche che hanno contratto il virus del Covid-19 ma sono asintomatiche. È vero, come abbiamo letto, come abbiamo sentito, che queste persone non sono contagiose, cioè non trasmettono il virus?
Guardi, il virus trova una sua collocazione importante nelle vie respiratorie, si replica in maniera molto attiva nelle vie respiratorie, le colonizza e quindi noi sappiamo che la trasmissione del virus avviene attraverso le secrezioni, attraverso le congiuntive. In teoria un virus che replica poco, quindi che è nella fase asintomatica e quindi che non dà sintomi, dovrebbe non essere così importante in termini di diffusione della patologia stessa. Però anche questo, ripeto, direi che non deve assolutamente confondere. Si stanno analizzando tantissimi tamponi nella nostra regione, c'è la possibilità, ne parlavamo anche prima, lo dicevano anche questa mattina in conferenza stampa il Presidente Marsiglio, anche gli assessori, la possibilità che il trend per altri giorni continui a crescere? Sì, questo, le ripeto, è la sensazione che noi stiamo vivendo, al punto che il concetto stesso di specialistica è venuto meno. Noi eravamo abituati a occuparci come specialisti delle patologie infettive, i numeri ormai sono tali che anche i colleghi della rianimazione stanno facendo un lavoro meraviglioso, i colleghi della pneumologia, i colleghi delle medicine, perché in questo momento il concetto è che il paziente va assistito. Professore, questi farmaci che si stanno utilizzando in diversi ospedali del paese per contrastare il Covid-19 stanno dando, mi corregga se sbaglio, dei discreti risultati. Ci si può lavorare? Si può lavorare sotto questo aspetto? Ma io direi di sì, nel senso che da questo punto di vista io sono abbastanza ottimista. Io credo che arriveremo anche a breve ad un vaccino. Insomma, la storia del rapporto tra l'uomo e il virus vede insomma sicuramente la capacità dell'uomo di produrre terapie, strumenti diagnostici, quindi siamo in una fase appunto nuova e quindi la cosa importante è che ognuno di noi contribuisca alla riduzione della circolazione del virus. Professor Vecchietto, le faccio un'altra domanda. Sì, Andrea. Proprio in riferimento ai farmaci che si stanno testando in via sperimentale, avevamo letto che a Chieti si sarebbe testato il Remdesivir. Ecco, puoi chiedere al professor Vecchietto se effettivamente questo farmaco è stato testato, se ci sono già dei primi risultati? Professor Vecchietto, a Chieti si sta utilizzando il Remdesivir come farmaco, avete già dei risultati? Abbiamo avuto la disponibilità da parte dell'azienda, ma il farmaco non è ancora arrivato. Come quindi ancora iniziate farmaco? Diciamo con no. La somministrazione? No. Come funzionerebbe poi una volta arrivato, cioè l'utilizzo, la modalità di utilizzo di questo farmaco sulle persone positive? Beh, è un farmaco che sembra avere una certa capacità di inibire la replicazione virale, quindi dovrebbe in qualche modo consentire il miglioramento della condizione clinica del paziente. Siamo in piena emergenza, professore, poi la lasciamo ovviamente al suo lavoro, ci ha Grazie. Dedicato fin troppo tempo. Siamo in piena emergenza, ieri è stata delineata nella nostra regione dal Presidente Marsiglio una zona rossa nella Valfino e nel comune di Elice, in provincia di Pescara. Secondo lei è ipotizzabile in questo momento trovare una data, un periodo in cui questa emergenza possa allentarsi? Quanto tempo ancora dovremo fare i conti con questa emergenza e quando si potrà dire che insomma le cose potranno iniziare a andare meglio? E poi le chiedo anche, è vero che con il caldo potrebbe andare in difficoltà il Covid-19? Guardi, rispetto a una data probabilmente ha bisogno di un esperto più esperto di me, perché io non glielo so proprio dire. Sicuramente la regione sta facendo un grandissimo lavoro di coordinamento e quindi loro saranno i primi a rendersi conto di come avverrà una riduzione della diffusione del virus e quindi sicuramente io mi auguro che questo possa avvenire in tempi molto rapidi. Sulle abitudini del virus in termini alla bella stagione, anche lì non mi esprimerei, anche perché in questo momento, le ripeto, noi dobbiamo un po' pensare al gioco del domino, la prima tesserina non entra mai in contatto con l'ultima, ma cadono entrambe per delle dinamiche identiche. Se noi riusciamo a distanziare lo spazio tra le tesserine del domino, evitiamo che anche le ultime vengano colpite da questo fenomeno e quindi stiamo a casa. Grazie al professor Jacopo Vecchietto, direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico Santissima Annunziata di Chieti, grazie e buon lavoro professore. Grazie. Linea allo studio da Chieti è tutto.
Grazie, grazie al professor Vecchiet, grazie a Paolo Renzetti, anche a Loris Benato per la parte tecnica. La raccomandazione poi è sempre quella, si fanno tante disquisizioni anche di natura tecnico-scientifica con i diretti interessati, ma poi la raccomandazione è sempre quella dell'autoisolamento e del restare dunque tutti a casa. Proseguiamo con il nostro telegiornale, ritorniamo anche a una parte saliente della conferenza odierna del presidente Marsilio. Si è parlato anche dell'istituzione della zona rossa, che ha interessato appunto i comuni della Valfino, però c'è stata anche l'esclusione del comune di Penne, che inizialmente sembrava poter far parte di questa zona rossa. L'assessore comunale di Penne, Gilberto Petrucci, però non alimenta le polemiche, è precisa: la scelta non è di natura politica. Ascoltiamolo nell'intervento che ha reso lo stesso assessore Petrucci nel corso dell'edizione straordinaria del TG6 di questa mattina, un estratto. C'è una situazione particolare, ma soprattutto l'istituzione della zona rossa, è chiaro che non si tratta di scelte politiche, bensì di natura scientifica. C'è stata una relazione della ASL che ha spiegato nei dettagli la situazione che è attualmente sul territorio. Noi chiaramente come amministrazione comunale stiamo cercando di aumentare i controlli sul territorio per consentire, insomma, come dire, per contrastare la circolazione del virus. Quindi stiamo mettendo in campo ogni strumento utile a contrastare la diffusione del Covid-19. Certamente non è facile, abbiamo anche delle imprese che sul territorio, come la Brioni, che continuano a svolgere la propria attività, anche se fino al 22 marzo l'attività è sospesa. Io non parlerei di esclusione, perché l'istituzione di una zona rossa, secondo appunto i protocolli sanitari del Ministero della Salute, viene praticamente attuato quando ci sono delle criticità sanitarie. Probabilmente la ASL ha ritenuto che questa misura restrittiva non fosse applicata appena in questo momento, e quindi noi chiaramente ne prendiamo atto, continueremo a lavorare come stiamo facendo ora, ma soprattutto l'aspetto più importante è legato al fatto che non bisogna fare polemica. Oggi è il momento di un'emergenza sanitaria, peraltro molto difficile, sconosciuta anche agli addetti ai lavori, quindi bisogna mantenere i nervi saldi e continuare ad assistere la popolazione, perché vedete, dopo 10 giorni di quarantena subentrano anche effetti psicologici nelle persone, quindi ci troviamo ora nella fase più difficile, e oggi ascoltare il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, nonché il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della ASL di Pescara, Albani, sottolineare come il momento è difficile e c'è molta preoccupazione. Questo chiaramente deve far riflettere. Non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo continuare a lavorare sul territorio, invitando e raccomandando la popolazione a rimanere a casa, perché i contagi, il virus circola sul territorio, soprattutto in quello della provincia di Pescara, e dobbiamo evitare i contatti. Quindi bisogna lavorare al di là dell'istituzione di una zona rossa che certo limita l'ingresso e l'uscita da una comunità, però quel che conta è attuare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo. Quindi tutti a casa, evitare i contatti e muoversi solo in casi eccezionali. E tra le conseguenze di questo stato delle cose, dell'emergenza coronavirus, c'è anche la crisi idrica di cui si stava parlando da alcuni giorni. A tal proposito c'è un comunicato dell'ACA: è un momento di emergenza e siamo chiamati tutti ad azioni di responsabilità e anche di solidarietà. Per questo motivo ACA ha deciso di non interrompere l'erogazione di acqua potabile e del servizio di depurazione alle persone che non riescono a pagare le bollette, perché in questo momento lavarsi le mani, bere acqua buona e sanificare la casa
sono bisogni primari e misure importantissime per difendersi dal Covid-19. È bene ricordare che l'acqua del rubinetto è sana e sicura. A causa delle scarse piogge invernali, i serbatoi di acqua Sorgiva non si sono ricaricati come ogni anno, ma a questa carenza ACA farà fronte attivando misure straordinarie di estrazione e interventi di riduzione delle perdite sulle reti per garantire a tutti il fabbisogno. L'uso massivo di ipoclorito di sodio, varichina e altri prodotti per la sanificazione delle strade, come da comunicazione del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 marzo, può creare problemi al funzionamento dei depuratori e quindi l'invito che ACA rivolge anche ai cittadini è di evitare l'uso di questi prodotti per la pulizia dei piazzali. È necessario consumare l'acqua in maniera responsabile, non sprecarla per lavare macchine, strade o aree private esterne, non usare quantità enormi di detersivi e detergenti. Il servizio di spedizione a mezzo posta delle bollette potrà subire dei rallentamenti a causa della limitazione ai trasporti e quindi le bollette in occasione delle prossime scadenze arriveranno per mail. Si invitano tutti i cittadini e quindi anche quelli che non sono dotati di un indirizzo di posta elettronica a fornire agli operatori dell'ACA, appena saranno contattati, un indirizzo mail al quale potranno essere inviate le bollette. Proseguiamo, un drone è attivo sulla città dell'Aquila per monitorare il rispetto del decreto Io resto a casa da parte dei cittadini nel capoluogo. Lo comunica il sindaco Pierluigi Biondi, che rende note anche delle novità sul fronte del trasporto pubblico. Vediamo. Dobbiamo essere ancora più incisivi in questa fase e per questo motivo noi abbiamo implementato della Polizia Municipale anche con l'utilizzo di un drone che ha le zone considerate più critiche della città, Parco del Sole, il Parco del Castello, insomma le aree verdi, i luoghi di incontro della città, e devo dire che le immagini che ci sono state restituite dicono di una comunità che è abbastanza accorta, di una comunità che sta attenta, però dobbiamo fare ancora di più, ci sono ancora persone, io capisco l'esigenza di passeggiare, di prendere una boccata d'aria, di sgranchirsi le gambe, di godere un po' di questo sole meraviglioso, però dobbiamo farci forza, dobbiamo essere rigorosi con noi stessi e dobbiamo ridurre davvero all'indispensabile le uscite di casa. Abbiamo riorganizzato il sistema dei trasporti prevedendo la soppressione delle fermate intermedie per i pullman del trasporto extraurbano, che adesso potranno fermare solamente in prossimità della questura, al terminal naturalmente. Sulle persone che utilizzano i mezzi di trasporto e quindi si muovono, ma anche per avere dei punti specifici di sanificazione più puntuale. E abbiamo chiuso anche il tunnel del mega parcheggio perché c'erano delle medie di frequentazione di 1, 2, 0 persone al giorno, e quindi abbiamo deciso di chiudere in maniera tale da dirottare altrove le risorse disponibili per la sanificazione e per la vigilanza. E proprio per quanto riguarda la sanificazione abbiamo chiesto ad ASM di incrementare questa attività, che verrà portata anche nelle frazioni e soprattutto nei luoghi, aree verde, panchine, luoghi di incontro, soprattutto a ridosso di uffici postali, di banche, perché abbiamo valutato che le persone più anziane non fanno ricorso all'home banking, al web per gestire le operazioni economiche, ma ricorrono al contante, quindi devono recarsi negli sportelli bancari o postali per ritirare i soldi, e quindi abbiamo cercato di utilizzare questa misura di contenimento soprattutto perché gli anziani sono le persone più esposte.
Continuano ad essere tante le categorie che continuano a svolgere il loro lavoro senza avere tutte le necessarie garanzie di sicurezza di evitare il contagio. Vediamo l'esempio di una ditta di autotrasporti della Val di Sangro. Dal personale ospedaliero a quello delle forze dell'ordine, ai dipendenti dei supermercati, a quelli delle farmacie, in una lunga lista di chi continua a lavorare in categorie che non si possono fermare. In piena emergenza coronavirus, medici e infermieri sono stati ribattezzati eroi, ma di eroi ce ne sono tanti altri. Tra questi i camionisti chiamati a fare gli straordinari in tutti i sensi, con un buco di approvvigionamento merce che è stato calcolato attorno al 50%. La categoria dei trasportatori continua però a lavorare, indebitandosi per mantenere un servizio essenziale, per distribuire derrate alimentari, materiale medico agli ospedali. Se si fermano loro, salta tutto. Tra file chilometriche, nessuna protezione. Elisa Milone è la titolare di una ditta in Val di Sangro, la Dilallo Logistic, che muove decine di mezzi per tutta Europa. Difende la categoria, rivendica i loro sacrifici, pretende dispositivi di protezione individuale non previsti per chi macina migliaia di chilometri nelle zone più a rischio. Lei stessa ha cucito mascherine artigianali per i suoi dipendenti. La promessa è quella di restare in strada a tutti i costi per non fermare il paese, nella preoccupazione di un settore che manifesta cedimenti. Chiediamo che ci siano date mascherine, tutto quello che ci serve, e la prima cosa chiedo che sia data la giusta comprensione a questi ragazzi che viaggiano dalla mattina alla sera. Mentre noi stiamo parlando, quante macchine avete in movimento e dove? Allora, ce l'abbiamo in movimento per tutta l'Italia, ma adesso stiamo trasportando, quello che stiamo trasportando di più sono cose alimentari. Come lei può vedere, qui abbiamo i semi rimorchi de Cecco, perché trasportiamo pasta per tutta la nazione e all'estero. Quindi un servizio fondamentale, essenziale. Essenziale, purché si capisca questo mio appello. Si chiama Antivirus, la nuova iniziativa del Confidi Abruzzese Intercredit a sostegno delle imprese del territorio. Per fronteggiare le grandi difficoltà economiche causate dal coronavirus, Intercredit ha stanziato 20 milioni di euro per offrire alle aziende garanzie patrimoniali fino al 90% del finanziamento richiesto. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Per fronteggiare le grandi difficoltà economiche create dall'epidemia da coronavirus, Intercredit Confidi è pronto a sostenere le aziende in difficoltà. Per questo ha già messo in campo i primi interventi finanziari e nuovi servizi per le imprese, che sommati agli interventi del governo potranno dare una boccata di ossigeno al tessuto imprenditoriale locale. Intercredit annuncia così lo stanziamento di un plafond di 20 milioni di euro per un nuovo prodotto finanziario denominato Antivirus, dedicato a tutte le imprese che richiederanno finanziamenti o linee di credito attraverso un canale di delibera preferenziale rapidissimo e rilasciando in loro favore garanzie patrimoniali con copertura fino al 90%. Antivirus potrà essere utilizzato per qualsiasi operazione finanziaria utile a sostenere gli investimenti, la liquidità aziendale, il pagamento delle imposte e degli stipendi dei dipendenti e anche le linee di credito di smobilizzo e scoperti di conto corrente. Intercredit inoltre introduce alcune importanti novità riguardanti la consulenza alle imprese, con l'ausilio di un'apposita app installabile su qualsiasi device, dal telefonino al computer, sarà possibile per gli imprenditori essere in contatto continuo con tutti i consulenti e gli uffici territoriali attraverso istruzioni online, ottenere un check-up gratuito dei fabbisogni finanziari e tutte le notizie utili e relative alle normative in continuo aggiornamento.
In queste settimane di incertezza, dove le nostre abitudini di vita, professionali e lavorative vengono messe a dura prova, dichiara il presidente di Intercredit Gianfranco Mancini, il nostro Confidi doveva essere il primo a dare un segnale forte al territorio e al tessuto imprenditoriale. Con l'aumento delle garanzie fino al 90%, siamo certi di poter allargare il cordone del credito a favore delle imprese del territorio, con l'intenzione e l'obiettivo di intervenire prima che possano manifestarsi tensioni finanziarie. Finisce qui questa edizione del TG6, un'edizione ordinaria che ha seguito quella straordinaria della mattinata intorno alle ore 11, quando vi abbiamo trasmesso in diretta e in via integrale la conferenza stampa del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio e anche degli altri rappresentanti della Giunta regionale proprio in merito all'emergenza coronavirus. Tutti i servizi chiaramente che avete visto in questa edizione saranno a breve disponibili sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Vi rimando per il resto alle prossime edizioni del nostro TG alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.